Ciao a tutti! Oggi prepareremo il ragù di salsiccia. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono salsiccia senza budello, salsa di pomodoro, concentrato di pomodoro, cipolla, carota, sedano, olio evo, sale, zucchero, pepe, alloro secco e vino rosso. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo nel boccale le carote e il sedano e la cipolla e le facciamo tritare per 10 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio ed insaporire per 5 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la salsiccia il vino ed azionare il bimby per 2 minuti 100 gradi antiorario velocità soft senza misurino. Aggiungere la salsa di pomodoro il concentrato di pomodoro la foglia di alloro il sale lo zucchero e il pepe ed azionare il bimby con il cestello al posto del misurino per 30 minuti 100 gradi antiorario velocità soft. Il ragù è pronto per essere utilizzato. Ragù di salsiccia, ideale per condire la pasta. Si conserva in frigo per 2-3 giorni. È possibile congelarlo. Grazie e alla prossima ricetta!